Ciao, sono Pasquale. Oggi un video che mi è stato suggerito da un commento in uno dei miei video precedenti. Era da un po' di tempo che in realtà volevo farlo, ma non ero riuscito ancora a scriverlo e a fare le giuste ricerche in proposito. Qual è la differenza o le differenze, se ci sono, fra un ETF e un fondo che segue un indice di riferimento, quello che in inglese viene detto index funds oppure mutual fund? Se si guarda tutto da una prospettiva generale sembrano in realtà la stessa cosa, ma sarà effettivamente così? Sembra un po' l'analisi nel capire dove siamo, un po' come diceva Carlo Verdone nel suo film Borotalco: un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo e non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave. Ma un giorno lo capì, forse. Droga. Prima di iniziare ti ricordo che un ottimo modo per usare l'indice fino in fondo, che poi è una battuta del cavolo parlando di indici, comunque la pratica è di iscriverti a questo canale, di cliccare la campanella delle notifiche e di lasciare un bel mi piace, un pollice in su. Questo è il miglior modo per aiutarmi ad attivare nuove entrate passive, perché ovviamente mi fai salire con i miei video negli algoritmi di YouTube. Poi se vuoi sentirti anche molto meglio con la tua coscienza, che è una cosa molto importante in questo periodo, puoi anche sostenermi su Patreon. Funziona come un 6 a Super Enalotto. Io non l'ho mai provato, però penso funzioni così. Prima di tutto, ovviamente, è opportuno cercare di chiarificare, e non parlo di burro, che è cosa che in realtà volevo fare una battuta scema, ma non lo faccio. Comunque è un indice. Vai, sarà che il bimbo non mi ha fatto dormire e oggi sono in vena di battute stupide. Un indice potrebbe essere identificato come una specie di sottosistema di un mercato totale, di un mercato completo. Pensiamo ad esempio al mercato americano. Il più famoso indice di cui si sente sempre parlare è l'S&P 500, che segue appunto le 500 aziende americane a più alta capitalizzazione. Ma ovviamente non ci sono solo quelle quotate sul mercato americano, ma quell'indice va a seguire solo quelle 500. Chi compila gli indici? No, in realtà lo so, sono delle aziende. La Standard & Poor's, ad esempio, compila l'S&P 500, ma ce ne sono tante altre, come l'IFTSE Group, FTSE, che segue ad esempio il mercato inglese o quello italiano. Per cui qui, in prima battuta, è da dire che queste aziende non fanno altro che tenere traccia di tutte quelle equities presenti sul mercato, compilando appunto questi indici, seguendoli. Gli indici possono essere basati su diversi parametri, ad esempio la capitalizzazione è quello più utilizzato, ma non è ovviamente il solo metodo per poter seguire un indice. Per cui se si guarda da questo punto di vista, subito una cosa salta all'occhio, che sia gli index fund che gli ETF cercano di replicare nella maniera più affidabile possibile questi indici. E in linea di massima sono la stessa cosa, nel senso che sono entrambi fondi. Sono infatti entrambi dei fondi a gestione passiva che cercano semplicemente di andare a replicare la stessa percentuale con cui le aziende sono presenti su quel determinato indice di mercato. Per cui replicando una specie di paniere di vari asset con diverse tipologie di aziende che hanno business completamente diverse, ad esempio. E in questo modo si riesce a diversificare tantissimo il proprio investimento, andando ovviamente a ridurre il rischio che è correlato, che può essere relativo alla correlazione dei singoli settori o alle singole aziende. Per cui, se fanno la stessa cosa, perché una persona dovrebbe preferire gli indici o gli ETF? Ci sono delle differenze sostanziali o sono minime? Beh, in America è un po' più diverso rispetto a noi in Europa, ma ovviamente essendo io italo-calabrese, essendo vivendo in Europa, parlando di noi europei, il primo limite che si può trovare, che per i clienti retail, è quello che la gente povera come me ha accesso limitato agli index fund, perché, o comunque può averlo limitato, in quanto la maggior parte dei provider che permette l'accesso a questi fondi richiede degli investimenti minimi piuttosto alti per una persona media. Ad esempio in Italia la Vanguard, creata da John Bogle, che tra l'altro è quella che ha inventato gli index fund, non accetta clienti privati che non abbiano da investire almeno 100.000 euro. Ora, non so te come te la passi, ma io non ce li ho neanche sotto il materasso, e ti posso assicurare che sotto il materasso ho cercato questi maledetti 100.000 euro più di una volta. Questo significa che comunque il servizio di index fund è presente per noi italiani, ma devi avere già un buon capitale di partenza per poter partire con il tuo investimento. Per quanto riguarda gli ETF, invece, questi sono quotati in borsa e molte volte su diversi mercati, per cui puoi trovare lo stesso ETF, ad esempio, sia sulla borsa italiana che su quella irlandese o su quella tedesca. E gli importi minimi di acquisto sono solitamente il costo di una singola azione dell'ETF, per cui
se una singola azione ti va a costare 20 euro, teoricamente tu potresti andare a comprare quella singola azione e saresti già un investitore in quell'ETF. E quindi qui troviamo la prima evidente differenza fra un ETF e un index fund, o come dicevo prima, come vengono detti anche negli Stati Uniti, mutual funds. Infatti, le azioni degli ETF vengono scambiati in tempo reale sul mercato come se fossero azioni di aziende vere e proprie singole. Per cui comprare delle singole azioni di Intesa Sanpaolo o di Microsoft funzionano con la stessa metodologia di quella che andrai a utilizzare per comprare o vendere le azioni di un ETF. Questo significa che in qualunque momento della giornata, col mercato aperto ovviamente, è possibile utilizzare le azioni dell'ETF per fare ad esempio un gain giornaliero, un gain orario o ancora per fare del trading a determinati prezzi che ci andiamo a prefiggere prima, per cui anche per esempio in operazioni short. E invece, per quanto riguarda i fondi, questi vengono venduti o comprati ad un prezzo che è quello della chiusura del mercato di riferimento di contrattazione. In pratica, non si ha il controllo totale del prezzo di acquisto di vendita perché noi non andiamo a pagare il prezzo che vorremmo, ma solo in realtà il prezzo a cui il mercato avrà chiuso a fine giornata. Per molte persone questo potrebbe essere una limitazione, perché ovviamente in fase di mercato molto volatili o con prodotti che cercano di mimare e replicare degli indici che possono essere molto volatili, come ad esempio mi viene in mente un ETF che avevo qualche tempo fa sui mercati emergenti, potrebbe significare che non si può decidere o vendere o comprare in una determinata situazione e non si è in grado di poter decidere a che prezzo acquistare o vendere. Perché se andiamo a investire in un index fund non abbiamo questa scelta. Con un ETF invece c'è molta più flessibilità e reattività al mercato. Un'altra differenza sostanziale può essere trovata nei costi. Infatti, essendo entrambi prodotti a gestione passiva e per cui avendo dei costi molto inferiori, se comparati a quei fondi a gestione attiva che molte volte cercano di battere il mercato, ma nella maggior parte delle volte non ci riescono, fra i due ci sono delle differenze. Quando infatti si vanno a fare degli investimenti attraverso dei ETF, bisogna anche tenere in considerazione che ci sono dei costi aggiuntivi, che sono quelli per emettere i vari ordini di vendita o di acquisto. Costi che ovviamente sono relativi al broker che andiamo ad utilizzare per i nostri investimenti. Mentre alcuni broker hanno alcuni prodotti a titolo gratuito, come ad esempio DEGIRO, che offre più di 200 ETF senza commissioni, devi comunque andare a pensare che la maggior parte dei broker e dei prodotti che sono presenti sul mercato applicano dei costi di trading delle tue operazioni. Poi bisognerebbe avere un'ottima strategia di investimento e ben pianificata quando si va a investire appunto attraverso gli ETF, perché bisogna evitare di bruciarsi i propri eventuali o i propri attuali guadagni attraverso le commissioni. Questo soprattutto se si vanno a investire piccole somme di volta in volta e la maggior parte delle persone come me comunque usa questa strategia dove ogni mese prende una piccola parte del proprio stipendio e la va ad investire nel mercato, cercando di andare a creare un investimento a lungo termine che possa portare poi un interesse composto. Ovviamente se si fanno troppe operazioni, ogni mese ci si brucia molto di più di quanto si può andare a guadagnare con i propri investimenti. Ecco, dovresti pensare all'ETF come un ibrido fra un fondo e un'azione di una singola azienda. Diciamo che prende il meglio forse dei due mondi. Un'altra piccola differenza, anche se al giorno d'oggi è molto più piccola rispetto al passato, è che un ETF si può creare praticamente per qualsiasi cosa, nel senso che è molto più versatile, si presta molto di più alla creazione e al tracking di specifici settori di mercato di riferimento. Anche se questo si può attualmente fare con gli index fund, è molto più semplice da fare con gli ETF perché, essendoci la possibilità di andare a tradarli sul mercato azionario, c'è anche chi ci può trovare delle opportunità di guadagno di tipo speculativo sul brevissimo termine, cosa che è altamente improbabile da fare con gli index fund, per cui questa è una differenza fondamentale se si cerca di fare investimenti di tipo speculativo attraverso gli indici, perché gli ETF, ovviamente, come appena detto, sono molto ma molto più versatili per questa tipologia di investimento. Per cui posso andare a fare adesso una sintesi molto più ben definita dei punti in comune e delle differenze sostanziali fra gli index fund e gli ETF. Le differenze sostanziali in realtà possono essere ridotte a due in pratica. Gli ETF sono scambiati sul mercato borsistico come se fossero delle azioni e la seconda differenza è che per i fondi a gestione passiva index fund in molti casi sono necessari investimenti molto importanti.
Anche un'ultima differenza che posso citare è che i prezzi dei fondi indicizzati sono appunto tradati a fine giornata, mentre gli ETF sono scambiati in tempo reale come azioni vere e proprie, con oscillazioni di prezzo continue. Per quanto riguarda invece le similitudini, sicuramente abbiamo la grande semplicità di comprensione dei prodotti, la grande diversificazione che può essere messa a tutti i livelli, siano questi geografici, di asset, di allocazione o di settore, e il fatto di avere dei costi di gestione molto ma molto bassi, e il fatto che danno un rendimento che è uguale a quello del mercato di riferimento. Bene, lasciami un commento qui sotto e fammi sapere se avevi mai investito in index fund o in ETF e qual è il tuo pensiero a proposito, quale sceglieresti fra i due o quale hai già scelto. Fammi sapere qual è la tua opinione in merito. Ti raccomando, se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche, regalami un gold break e beh, ci vediamo al prossimo video, eh? Ciao!